Nel servizio che avete appena visto si è parlato della crociera nera che è stata organizzata molti anni fa da André Citroën. Noi vi stiamo proponendo, appuntate questa crociera nera, vediamo un'altra puntata. Il primo marzo 1925 un traghetto di grandi piroghe li trasporta sull'altra riva del Mobu. La spedizione entra in Congo belga, inizia la foresta equatoriale. Tutto è diverso, sconosciuto, misterioso. Anche gli abitanti stupiscono, come questi pigmei dalla statura minuscola. Per vedere il cielo, sono costretti ad arrampicarsi su alberi immensi. La missione supera nuovi corsi d'acqua e prosegue attraverso la foresta vergine. Dopo 9.000 km di sforzi estenuanti, ecco Stanleyville. L'amministrazione belga festeggia il primo collegamento automobilistico africano. Vengono organizzate regate di piroghe in onore della crociera. Ancora Stanleyville sta per iniziare un processo. Lonao, capo tribù dei Vagenia, presiede il tribunale, afferma di voler giudicare secondo il codice napoleonico. All'ordine del giorno un furto di pesce. Calindula ha preso i pesci di Milambo, ma Milambo li ha rubati nella pescheria del giudice. Il verdetto del giudice è deciso. Il colpevole è Milambo. Il codice di Napoleone non l'aveva previsto. Addestramento di elefanti sull'aria di una musichetta secondo lo stile dei pachidermi. Il governo del Congo belga protegge questi animali. Sono ausiliari preziosi per il dissodamento e la coltura delle regioni equatoriali. Nel paese dei Mangbetu, le donne, dal corpo slanciato, dal portamento aggraziato, assomigliano ai personaggi rappresentati negli affreschi dell'antico Egitto. Le sorgenti del Nilo sono molto vicine.